Salve, sono Carmela Buffacalleo. Grazie al Comites di Zurigo, la mia associazione Cora ha avuto l'onore e il piacere di poter portare Bianca, il mio spettacolo, a Zurigo e a Ruti. La compagnia teatrale La Cantina delle Arti di Sala Penzilina ringrazia il Comites di Zurigo per averci invitato alla rassegna teatrale per gli italiani all'estero. Sono il dottor Ernesto Iusi, presidente della compagnia teatrale Luci nelle Grotte di Tarsia, in provincia di Cosenza. Il punto di partenza della narrazione drammaturgica di Bianca riguarda le due Bianca di Navarra, madre e figlia, accomunate dallo stesso destino, un matrimonio forzato e l'esercizio del potere dell'uomo sulla donna. Con il nostro spettacolo Tempi Diversi abbiamo fatto un viaggio nella poesia e nella drammaturgia di Edoardo De Filippo. Abbiamo portato in scena una nostra opera, il riadattamento in chiave dialettale della Giara, l'opera di Pirandello. Una commedia degli equivoci che tratta temi importanti come la dignità sul lavoro e l'attaccamento alle cose materiali. Siamo fortemente convinti nel valore del teatro come elemento di integrazione e di sviluppo sociale. Proprie di ogni comunità fatta di persone che hanno dovuto per qualche ragione abbandonare la propria terra per andare all'estero a studiare o a lavorare. Perché il teatro serve ad attraversare le frontiere fra te e me.